Allora Simon, sei già entrato in questo mood dei mondiali di calcio? Eh sì, sono già in climax brasiliano, ma soprattutto perché, da appassionato di calcio digitale, non vedo l'ora che esca FIFA Mondiale 2014 in uscita ad aprile per PlayStation 3 e Xbox 360. Che peraltro non è un mero add-on, ma un gioco completo, ricchissimo di modalità come Road to FIFA World Cup 2014 e Road to Rio de Janeiro, ovvero le stagioni online e con gli scenari. Esatto, un pacchetto bello corposo, quello preparato da EA Sports per un gioco ovviamente a sé stante. E poi ci sono 100 nuove animazioni come colpi di tacco volanti davvero spettacolari e un nuovo sistema per i calci di rigore. FIFA Mondiali 2014 è il classico appuntamento firmato EA Sports con i mondiali di calcio. In uscita il prossimo 17 aprile su Xbox 360 e PlayStation 3, il gioco sviluppa le dinamiche e le geometrie di FIFA 14, introducendo un centinaio di nuove animazioni che integrano alcune delle giocate più spettacolari di fuoriclasse come Neymar, tantissime modalità di gioco, off e online e un sistema di allenamento per incrementare le singole doti dei calciatori della nostra squadra, in modo da plasmare un team che rispecchi in pieno le nostre idee di gioco. Rivista la gestione dei penalty, ora più intuitivi e con portieri capaci di reagire meglio alle diverse conclusioni, mentre è benvenuta l'introduzione di tattiche diverse utilizzabili durante i corner. Graficamente solido, grazie alle migliorie apportate dal team al motore di FIFA 14, e spettacolare sotto il profilo scenografico, grazie a coreografie in linea con i mondiali brasiliani, FIFA Mondiali 2014 sarà senza dubbio uno dei giochi più gettonati della prossima estate. Insomma, Giorgia, l'allenamento delle singole caratteristiche dei calciatori prima delle partite solo in modalità offline mi esalta. E poi vabbè, ci sono 203 nazioni, tutti gli stati del mondiale brasiliano, 9 generici, 19 allenatori. Insomma, è facile farsi contagiare dalla febbre della World Cup con FIFA Mondiali 2014.